Benvenuti, bentornati sul nostro canale. Allora, io sono qua che sto. Oh! Ragazzo, ho fatto un cuoricino con il. Aspettate. Ho fatto un cuoricino con lo zucchero, lo vedete? Lo vedo solo io. Che va così. Che carino. Allora, dicevo che oggi è sabato. È il giorno in cui potremo dare l'ultimo saluto a nonno. Sto vloggando perché ho proprio notato in questi 2 giorni che mi è mancato il fattore di vloggare, distrarmi un po'. Perché comunque se non fai niente, perché comunque fa anche caldo, e pensi, 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 la testa va sempre lì. Non si può fare altrimenti. Infatti stavo pensando un po' a come ho vissuto i lutti dei miei vari nonni. Il primo nonno l'ho perso a 9 anni. Era il nonno paterno, no, materno, scusate. E io sono stata malissimo. A parte che io ero veramente tanto tanto attaccata a lui perché a differenza di questo nonno qua, era molto più dolce, molto più subito attaccato. Questo nonno qua invece è sempre stato, come ho scritto nella lettera dedicata a lui, un po' più così, no? Teneva le distanze. Invece nel nonno materno è sempre stato molto più affettivo. Nel senso, anche quando noi stavamo male, lui veniva a guardarci, no? Magari mia mamma doveva andare a fare delle commissioni, lui veniva, si metteva vicino a noi, ci faceva le coccole, ci dava le medicine. E a 9 anni credo che il dolore lo si provi in un altro modo. Quando io sono venuta a sapere che mio nonno era mancato, ho pianto tantissimo. Il primo nonno, proprio tanto, tanto, tanto. Dicevo perché mi ha portato via il mio nonno, eccetera. Era un dolore di una bambina molto diverso, perché quando sei piccolo non riesci a capire esattamente cosa sta succedendo in realtà, secondo me. Cioè, hai solo questo dolore che ti prende, ma non ragioni, perché comunque non capisci. Poi questo nonno qua aveva sui 60 anni, se non mi ricordo, 61, 62, 63, è morto giovane. E lui, a differenza di tutti gli altri miei nonni, è stato improvviso. Non era una cosa che ce l'aspettavamo, perché purtroppo è successo che gli è venuto un infarto sul lavoro. Quindi questa cosa qua, quando ero piccola, mi ha proprio destabilizzato tantissimo perché era il nonno molto più vicino. Poi è mancata mia nonna paterna, quindi la moglie di quest'ultimo nonno che se n'è andato, però io avevo 20 anni, perché è successo nel 2010. Anche lì è stato un colpo al cuore, per quanto io diciamo che io ero molto più legata ai nonni materni perché erano molto più affettivi. Invece i nonni paterni erano molto più composti, molto più tenevano le distanze. Però caso strano, con la nonna paterna io ho sempre avuto molto paura di lei. Aspettate che devo aprire la Fusi. Con questa nonna paterna mi sono riavvicinata molto più tardi, tra le quali dal mio nonno, quello che è morto per primo, credo di aver preso comunque il fattore di essere dolce, di prendermi molto cura delle persone, perché lui era anche così. Invece dalla nonna paterna ho preso l'amore per il cucinare, perché lei è sempre stata una che quando andavi a pranzo
trovavi di tutto sulla tavola, cioè faceva delle cose pazzesche. Il problema è che io quando ancora andavo a mangiare da lei non mangiavo tutto, quindi mi sono persa un sacco di sue ricette buone, perché quando si è piccoli si sa che si mangia poco, si mangia solo sempre le solite cose, almeno una volta. Adesso magari i bambini mangiano un po' diverso. E lei però ce l'aspettavamo o non ce l'aspettavamo, nel senso che erano 2 anni che aveva purtroppo un brutto male, e quindi ti aspettavi che da un momento all'altro succedesse, ma non succedesse in quel momento. Quindi anche lì è stato un po' un trauma, nel senso che la sera prima io lavoravo come cameriera, so solo che a un certo punto mi è caduto un piatto e ho sentito dei brividi. E ho detto, boh, calcolate che era tardi. Poi, praticamente, il giorno dopo, cioè mattino prestissimo, forse erano le 5 del mattino, mia mamma mi ha chiamato, sapendo che comunque io facevo dei lavori, eccetera. Cioè, lavoravo come cameriera, e mi fa, guarda che non è mancata. Non te l'ho detto prima, ma è mancata. E anche lì sono stata male, ho avuto tanta ansia. Perché comunque a 20 anni già soffrivo d'ansia. Io ho iniziato a soffrire d'ansia nel 2006, quindi avevo 16 anni. È stato brutto, anche lì già non riuscivo a trattenere molto le lacrime, perché a 20 anni sì, sei cresciuta, ma comunque ancora sei in quel periodo in cui secondo me ti stai formando, eccetera, e quindi capisci, però comunque dice che cavolo, cioè devo stare ancora qui, eccetera, eccetera. Cioè proprio ti arrabbi, dici, ma perché è successo? Per quanto sai che sta male, quindi almeno è finito il dolore, a 20 anni ancora non riuscivo molto a capirlo, mi chiedevo perché la vita era così. Nel 2018, dopo un mese che io e Manu ci siamo sposati, è mancata la nonna materna. Con lei io avevo un rapporto molto molto attaccato, perché era materna, quindi anche lei era molto più dolce con me quando ero piccola, solo che con lei mi ero un po' staccata, perché io ormai stavo con Manuel, e la questione Manu, diciamo che porta via anche tanto, tanto, tanto tempo, e non riuscivo a dedicargli il tempo che volevo a lei come volevo a mio nonno. Avendo una mia famiglia, Manuel comunque ha dei problemi. Io tante volte non potevo staccarmi per dire, boh, lascio Manuel una settimana o due da solo e vado da loro. No, perché comunque c'era di mezzo una malattia, quindi dover fare le sacche, eccetera. Con lei il dolore c'è stato, però io avevo 28 anni e l'ho preso in maniera molto più razionale. Dolore, però nel mio cervello c'era, finalmente ha finito di soffrire, perché anche lei, come l'altra nonna, ha sofferto purtroppo di tumori. E quindi siamo andati a vederla io e mia sorella qualche giorno prima, la vedevo proprio soffrire, gli ho preso la mano, cercavo di parlargli, mi veniva da piangere. Però quando poi mio zio mi ha scritto e mi fa, guarda che nonna è mancata, ho iniziato a piangere anche lì tantissimo, perché ho pianto. Però è brutto da dire, ma nel mio cervello è uscito, finalmente ha smesso di soffrire. Perché poi si parla di questo, quando le persone vanno via, dopo che stanno male, veramente ti viene da dire, ha finito di soffrire per fortuna. Perché è brutto, cioè lei si rendeva conto. Tutti e 3 i nonni che hanno comunque sofferto per delle malattie, eccetera,
hanno sofferto anni. Il primo nonno invece è stata una cosa fulminea, quindi diciamo che non ha sofferto, sì, aveva un po' di complicanze, la gotta, eccetera, però ha sofferto e basta. Loro l'hanno tirata avanti anni, ospedali, RSA, quindi proprio... spiace, non voglio essere fraintesa con quello che sto dicendo. Perché spiace, il dolore c'è. Però dopo aver sofferto così tanto, sapere che finalmente riposano in pace, per noi che rimaniamo, rimane tanto dolore. Ma per loro finalmente è finita la sofferenza. E quest'ultimo nonno, che era l'ultimo, anche lui ha sofferto, non aveva malattie tipo cancro, tumore, eccetera, ma ha sempre avuto problemi al cuore, protesi all'anca, e lui qualche anno fa ha smesso di fare l'orto ed è lì stato sempre un calo, perché lui era sempre una persona, come dicevo nel post, tosta. Lui è sempre stato un nonno veramente... con gli attributi, diciamo, non vado nel dettaglio, ma ne ha combinate veramente tantissime. E da quando ha smesso di fare orto, girare, andare in macchina, guidare, si è proprio spento. Ha iniziato ad avere tutti gli organi che pian pianino si spegnevano. E l'altro giorno, quando mia madre mi ha chiamato l'ennesima volta, però mi ha chiamato in un orario che di solito mamma sa che io non posso rispondere, quindi non chiama. Quando ho visto mamma, ho detto, ci siamo. Ho risposto e mia madre mi ha detto, Katia, hanno decretato la morte cerebrale di tuo nonno. Dopo tanti sanguinamenti che ha avuto in questo periodo, intestino, cervello, qualsiasi, l'ultimo lo ha proprio steso. Lo ha steso e quindi hanno decretato la morte cerebrale. Avrebbero voluto fare ancora qualcosa, ma i medici stessi hanno detto: cosa facciamo? Sopponiamo questo uomo ad altre cose, tac, eccetera, che tanto non ce la fa. E infatti hanno detto: se volete venire a dargli l'ultimo saluto, venite in queste ore o questo giorno, perché non sappiamo quanto ci vuole. Un'ora dopo mia madre mi ha di nuovo chiamato e mi fa: Katia, nonno è mancato definitivamente. E anche lì il dolore c'è, lacrime sono scese, però c'è proprio stato un... ha finito di soffrire. Io non voglio che passi un messaggio brutto, nel senso che sono felice che non ci sia più, assolutamente no. Vorrei avere tutti i miei nonni qua perché vorrei fargli vedere che donna sono diventata, da una donna, da una bambina timida, paura di parlare, di dire qualsiasi cosa per essere fraintesa, eccetera. Sono diventata una donna che comunque adesso io parlo, anche con estranei che prima non lo facevo. Mi prendo cura di Manuel, che è una cosa molto molto tosta, e quindi io questo ho preso da quest'ultimo nonno, oltre il fatto, mi sta andando via la voce, dell'amore dell'orto, c'è anche questa cosa di essere tosta, perché qualsiasi cosa succede, io comunque magari crollo lì subito, ma poi mi rialzo. Quindi se sono diventato quello che sono, oltre grazie a miei genitori, a anche mia suocera, magari poi affrontiamo questo discorso e vi spiego il perché, anche grazie a mia suocera, anche grazie ai miei nonni, che ho i loro geni, sono questa persona qua, con pregi, difetti, tutto quanto.
Però il mio carattere adesso mi accorgo in questo momento che sto parlando con voi, un pezzo di loro. Sono dolce, mi prendo cura delle persone come il primo nonno che è mancato. Amo la cucina e anche ho il sangue freddo di mia nonna, perché anche mia nonna, come l'ultimo nonno che erano sposati, aveva il sangue freddo, era molto tosta. L'altra nonna, anche lei era molto dolce, quindi ho preso anche lei questa cosa del dolce. E forse anche lei era un pochettino tosta, perché comunque quando voleva qualcosa lo aveva, eh. E dell'ultimo nonno, proprio il più tosto di tutti, ho proprio preso questa cosa del cado ma mi rialzo e basta. Quindi io credo che questo video sarà solo di queste parole, perché volevo farmi un intro un po' più streminzito per dirvi queste parole e poi farne uno nell'arco della giornata, anche se non è un giorno bellissimo perché è un funerale. Però ho detto, magari mi svago, parlo con loro, mi aiuto, eccetera. Ma ho parlato per 15 minuti, quindi credo che questo video vada bene così. Io spero che vi piaccia, che vi abbia fatto piacere sentire il mio sfogo, aver capito da ogni nonno che cosa ho preso. Tutto questo mentre cercavo di fare colazione. Perché comunque anche voi che mi seguite siete un pezzo della mia famiglia. Io grazie a voi sono cresciuta anche, perché sì, è vero che io avevo iniziato a parlare un po' di più nella mia vita, ma solo grazie comunque al mettermi davanti a una telecamera, a sentire i vostri commenti su Telegram, le persone che ci danno un sacco di affetto a me, Manuel. Mi avete fatto crescere e avete fatto uscire questa cosa di me, di riuscire anche a parlare a più persone che magari non mi conoscono, perché magari capiti qua sul canale per la prima volta. Ebbene, anche voi, che siete una parte della mia famiglia, mi avete dato qualcosa e avete contribuito a farmi crescere. E questo penso sia una cosa molto molto carina, soprattutto perché il nostro non è un canale di video preimpostati e di cose. Devo far coraggio, ma non riesco perché sto parlando. Cose più futili, più. Il nostro è un canale proprio di vita vera, quindi anche questo sfogo io spero che vi faccia piacere, che l'ho condiviso con voi. E niente ragazze, è meglio che chiudo perché sennò poverine sentite solo un pippone, veramente. Io so che sarete comunque vicino a me oggi, perché sapendo la situazione lo sarete tanto vicino a me col cuore. Quindi io vi ringrazio già per i commenti bellissimi che riceverò sotto questo video, perché credo che ne riceverò tanti. Magari ne riceverò anche qualcuno non molto bello, ma pazienza. Avevo bisogno di sfogarmi un pochettino, di dirvi quello che ho capito in questi giorni in cui c'è stato il silenzio stampa su YouTube. E vi ringrazio veramente tanto tanto, veramente. Grazie di cuore che siete vicino a me, a Manuel e alla mia famiglia. Ci vediamo comunque nel prossimo video. Un grosso, ma grosso bacione a tutti quanti.